Ragazzi, scusate, per questo adesso farò un po' di ASMR con Snake, finché Ghostface è in stalking stato. Ehi, salve, non mi ha visto, vero? Visto che... Signorina, la prego, non se ne vada. Signorina, la prego, non se ne vada. Signorina, la prego, non muoia, però, scarsa. Volevo dire... beh, direi che ci prendiamo il primo uncino, bello gratis. Tanto non hanno ancora toccato un generatore praticamente. Calissottone. Ragazzi, adesso torniamo a fare un po' di ASMR. ASMR con cosa? Allora, ho detto ASMR, signorina, si calmi, non corra. Sa cos'è l'ASMR? Ora si arrendono, sarebbe il colmo. Si lasciano andare sull'uncino. Momento in cui Ghostface è in stealth, ASMR time. Guarda, danelo solo perché così la facciamo quittare. Davvero, resti lì? Niente, vuole restare lì? Ok. Hai rotto il cazzo. Vaffanculo. Ciao Giovanni, buonasera caro, cosa ti sei perso? Un sacco di surrender. Come stai caro, che ci racconti di bello? Ah, peccato per il deadlock. Oggi molte partite dove per la disperazione si arrenderono, esatto. Allora ragazzi, adesso torniamo a fare ASMR in Ghostface. Mi raccomando, non dobbiamo farci sentire dai sopravvissuti. È la cosa importante questa. Ci sarà qualcuno qui dentro? Questo generatore. Almeno abbiamo la possibilità di sapere dove vogliono andare dopo che fanno il save. Perché adesso andranno a fare save, ragazzi. Quindi torniamo lontani in modo tale da prenderci magari qualcuno. Stalker, esatto, vedi come sta cazzeggiando qualche coglione. Allora, non so perché è rimasto lì a fare indicatini, indicatini, indicatini. Lo loopiamo da questo lato. I guess. Mal di gola? No, è che stavo facendo ASMR con Ghosty quando siamo in stealth per non farci sentire, capito? Quindi quando siamo in stealth non ci dobbiamo far sentire, ma quando non siamo in stealth... Da dardo, ok, interessante, interessante. Perché non l'ha fatto prima? Non lo so, ma... Sono in vacanza con la tipa e i suoi in Sardegna? Buono, dai, figo. Io non so che non vado in Sardegna. Ripa Sardegna. Signorina Ada, non mi sto... Non mi guardi, no Ada. No, no, Ada, allora, le ho detto di non guardare. Sai chi mi ricorda Ghostface? Sono Shy Guy di Super Mario. Non andrà più in stealth. Non andare più in stealth allora, perché? Mi stai flammando? Non c'ho voglia di cesare questo. Pensavo che si stessero curando sotto Hook, sinceramente. Non me sono ancora qui da qualche parte, no, eh? Forse sono semplicemente un po' più lontani. No, non mi sto... No, è al 99,9%, ma è una gioia. Tipo timido, sì, gli Shy Guy sono. Si chiamano Shy Guy, tipo timidi. Allora, sbarziamo per poco. Vabbè, easy. È durato proprio 2 secondi questo ASMR, signorina Ada. Ciao, Infi, bentornato, caro, come stai? Io non mi ricordo neanche chi cazzo ho già uncinato sugli scourge, onestamente. Però il fatto che abbiamo già Leon al 99% è nice. Che lei mancava. Tanto ormai Deadlock funziona attraverso Deadlock, cosa, quindi non so se è un bug o meno, ma... Non ci lamentiamo. Allora, la stalkeriamo.
Un pochettino. Per il semplice fatto che... Ma sai che ce la vado per lei e basta. Ah, non c'è pallet qui? Vabbè, ma là sei dead. Sei dead as fuck. Easy. Chissà dove cazzo sta Leon. Secondo me, anzi, so dove è Leon. Ho un'idea di dove è Leon. Qua. No. Leon mi ha tradito così. Era safe. Mi sta ancora andando su Tuk. Vorrei stalkarlo da qua, posso? Che cazzo che mi spottava? Oh, Elden, grazie mille del quinto mese di abbonamento. Gentilissimo caro, bentornato fra i serpentelli. Ragazzi, cuoricini in chat per il signor Elden. Oh, si è incastrato fortissimo. Ma fortissimo. Ciao Elden, buonasera. Ma non è vero, in che senso non è vero? Non ho fatto nessun abbonamento. Beh, però è venuto scritto. Bene, ci prendiamo pure l'ultimo scourge che ci mancava. Cazzo. Possiamo stalkerare pure loro. Facciamo rompere sti god pallet. Vabbè, Zarina, non so che cazzo ti prende. Buonasera, signor Elden. Sei proprio un cocco Bill, eh? Ma no, perché cocco Bill? Cocco bello. Cocco fresco. Sei incastrata. Potrei arrivarci solo perché sei incastrata. No, mi sono incastrato un pochettino anch'io. Forse non ci sarei arrivato comunque, ma... Cocco, cocco, cocco Bill, eh? No. Ok, 99% all'Ada. Spero che prima o poi si curi quell'Ada, perché sennò tutto questo stock che ho fatto su di lei è totalmente sprecato. Salve. La facciamo droppare. Ok, l'importante è che se ne vada. Riusciamo a prenderci un bel look qua? No, non ce ne sono, peccato. Quando spawna il gen così chiuso là, di solito è una free kill, perché lo puoi camperare easy nell'angolino. Non possono mai andarlo a salvare. Abbiamo quasi tutti al second stage. Ce n'è qualcuno che non so chi è, non è al second. Forse l'Ada. Forse l'Ada mi manca al second stage. L'ho vista... Ho visto qualcuno? Era un manichino? Era il manichino, fuck. Confondere i surf per i manichini. Oh, ho sentito qualcuno di qua. Eccolo qua. Proprio il pallet. Spacchiamo il pallet. Non dovrebbero esserci più pallet in sta zona. Dovrebbe essere completamente zonata. Rimane solo quello lì che... Questo qui. Ah no, è usato anche questo. Oh, GG. Tu sei morto. Dado Nook. Ho già tutte le ricompense che fa. Ho un cosplay di Gesù. Letteralmente. Comunque non ho capito come funziona il perk del macellaio. Quando colpisci con un M1 un sopravvissuto, gli dai due malus, che sono... non mi ricordo come si chiamano. Praticamente però cosa fanno? Quando le colpisci di M1 non si si curano il 25% più lentamente. Ah, lì sì che c'è un uncino comunque. Si curano il 25% più lentamente. E se smettono di curarsi la regressione inizia a regredire la cura. Lei poteva stalkerare me, ma io non potevo stalkerare lei. Mi sembra onesto. Ora sono tutti dead nook, tra l'altro. No!
Ma come ha fatto a durare in 2 secondi? Abbiamo anche evitato con così tanta facilità. Ok. Guarda, rompo pure tutti i muri giusto per i punti. Questi 100 punti di distruzione. Se me la toccano le stacco la testa con un morso. What? Sei molto fastidioso, uso quel prodotto e poco. Ah, la bolla ancora? Allora, giù, c'è ancora la bolla? Dice. Peccato che non si è buttato. Se si fosse buttato sarebbe stato top. Ha fatto la scelta giusta a non buttarsi, perché se ora è unbreakable si salva. Se no mi avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo droppandosi. Avrei avuto tutti e due nello stesso punto. Allora lui è sbagliato invece che stia andando da lei. Ormai sono quasi finiti i pallet in sta mappa in pratica. GG. Madonna quanti pallet, come ho detto. Magari era meglio la bolla che sta cosa piena di puzza. Che schifo. Preferivo non saperlo. Posso essere onesto? Qui è Dead Zone, per fortuna. C'è ancora quel pallet lì che può posare, però... Si finisce il Lost Orcs, fortunatamente. Cioè, tu sei davvero rimasto lì? Cioè, per non farsi stalkerare, lui è rimasto di nascosto. Questa mappa mi gira sempre parla. Mi dispiace. Vabbè, no, tranquillo, sto scherzando, ovviamente. Passa, madonna, che grasso che sei, Leon. Dimagrisci un po', come ti porto agli uncini? Beh, in realtà no, è meglio, perché li porto agli uncini nel barbecue, così c'è più carne... carne, no? Se secondo te Alien che gameplay avrà, credo sia molto simile al demo. Sì, può essere, raga. Questo qualsiasi cosa. Io sfortunatamente non ne ho idea. Questo dove cazzo ha strisciato? Oh, qua. Ho visto il sangue. GG! Ciao gatto. Niente, guardo il gatto, basta. Quando i miei occhi incrociano gli occhi del gatto, sono fottuto. Ah, giochiamo questa bruttissima build persa d'acqua adesso. Fa una piroetta da ballerina e colpisce con la coda in 360 Alien. Che brutta build che avevano, tra l'altro, sti qua.